Le video notizie di distribuzione moderna. L'ultima novità è un prodotto, un progetto che non avrei mai immaginato di portare avanti. Questa pasta venere, fatta con il riso venere, l'unica pasta nera, il suo, senza aggiunte, con questo riso particolare che è il riso venere, con un gusto particolare che da provare e che sicuramente può piacere molto. Noi entriamo in un settore più competitivo, ma entriamo in un modo caratterizzato, in un modo diverso, in un modo unico. Noi saremo l'unica pasta nera dello scaffale della pasta nera, con quelle caratteristiche lì, infatti in quella maniera lì. E il colore sarà un modo per prendere attenzione, perché la gente la prova. E poi se poi gli piace, continuerà a comprarla. Noi cominciamo a commercializzarla la settimana prossima. Poi i tempi della distribuzione saranno tempi di alcuni mesi, poi ci sarà una campagna pubblicitaria informativa e di supporto, e poi sarà il nostro compito aver fatto un prodotto che piace, tale per cui chi l'ha presa la riprende e che entri nelle abitudini degli italiani e non solo. Il suo settore è stato colpito dalla siccità come il riso. Il riso è una pianta acquatica e non avere l'acqua vuol dire in molte zone non averlo prodotto. Questo ha comportato una poca disponibilità del prodotto per i consumatori, prezzi alle stelle e quindi tante complicazioni in più per chi si occupa di riso. Però l'anno passato, l'anno che ci aspetta sarà un anno comunque stabilizzato e ci auguriamo che arrivi un raccolto normale senza una nuova siccità. Se no c'è da preoccuparsi non solo per il riso ma per tanti altri prodotti.